avete proposta voi la mediazione. Cioè, noi vogliamo trovare un documento possibilmente condiviso. E di fronte a questo ci siamo ancora una volta spesi e ci avete preso in giro. Ci avete preso in giro! Ci avete preso in giro! Ci avete preso in giro! Si può dire anche culo, tanto nel dizionario, cioè. Allora però bisogna, quindi, prima di accettare una proposta di mediazione ci penserò molto, anche gli altri gruppi ci pensino parecchio, perché arrivare a spendere del tempo, che è prezioso per tutti, per cercare un incontro richiesto e poi addirittura qualche assessore va, ci abbiamo provato, e sbatte la porta. Queste cose le dovete fare a casa vostra, no qui, questa è la casa di tutti, questa è la casa di tutti. E voi, lo ricordavo a chi c'era prima di voi, voi non siete proprietari. Non siete proprietari del comune, dovete essere a servizio del comune, dovete essere a servizio della casa del comune e della casa dei cittadini, non è cosa vostra. Allora però è importante dire su cosa non siete d'accordo, su cosa non siete d'accordo. Allora il documento comune è saltato. Il documento comune è saltato perché non volete dare garanzie del mantenimento dei livelli occupazionali, quindi è l'ennesima riprova del fatto che voi vorrete utilizzare anche la leva del cacciare i lavoratori. Questo è il punto. Oh, questo è il punto. L'altro punto era che non avete accettato il mantenimento degli attuali livelli inquadramenti contrattuali, che non l'avete accettati. Non l'avete accettati nonostante. Avete detto che volevate lasciare salva la contrattazione sindacale, aziendale, perché i sindacati vi avevano dato disponibilità a fare dei sacrifici, ve l'abbiamo messo nell'atto, avete rifiutato anche questo, vi dovete vergognare. Grazie, ho finito.